Salve, sono Filippo Di Giovanna. Salve, sono Filippo Di Giovanna. Salve, sono Filippo Di Giovanna. Si vede, vero? Ma comunque. Volevo dire un qualcosa sulla scuola. Ma no alla scuola questa nostra. Volevo dire qualcosa sulla scuola per quelli che sono emigrati. Insomma, quelli che stanno in Germania, in Inghilterra. Non venite in Italia a portare i figli in scuola, cioè a abitare in Italia per poi portare i figli a scuola. Perché prima di tutto ti martellano che vogliono quaderni, libri, tutto quello che c'è sono soldi. Io posso dire che anche se non ho guadagnato assai, ne ho speso tanto sopra la scuola. E compiti che ne lasciano di tutti i colori, sui bambini e sui i genitori. Che noi siamo qui sempre, dalla mattina alla sera, a farli studiare, che poi vanno alla scuola e non imparano niente. Siamo noi che facciamo i professori, questa è una cosa che voglio dire. Però non ce l'ho con le maestre, non ce l'ho con i professori. E io ce l'ho che arriva mia figlia a casa e ci dico: come ti chiami? Manuela. Com'è andata la scuola? Bene. Che stai facendo? Un compito. E che ti serve? La colla, un libro e una penna rossa. Avete capito? Tutti i giorni, tutti i santi giorni ci devono andare a comprare a gomma. O quello che ci manca, la colla. Ma come si fa? E non è solo una la storia, ce ne sono tante. Che poi, dopo tutto il denaro, dove va a finire? A carta. Perché non fanno un qualcosa che non... Allora, se io ho un lavoro, devo staccare il lavoro, devo andare a scuola. Se mia moglie è occupata con un altro bambino, deve staccare da casa e devo andare a scuola, perché ti chiamano ogni minuto. C'è sempre una telefonata che ti dice: serve un libro, serve quello, prendi da tua figlia. Mamma mia, no? Non venite in Italia mai, mai, perché non si guadagna nel lavoro nostro. Io lavoro e non guadagno niente, guadagno 10 euro al giorno. Più la scuola che non serve a niente, ho detto tutto. Siamo rovinati, peggio degli turchi stiamo a diventare in Italia. Purtroppo è così. Riforme di Renzi.